20 ottobre, messaggio canalizzato alle ore 19. Il mio spirito guida, si è presentato come nome di Simone, mi dice che senza il buio non c'è la luce. Il mondo è stato creato attraverso il sole, il giorno, e attraverso il buio, la notte. La luna che porta solitudine ma che porta l'oscurità ti dice di aspettare il giorno che ti dà il sole, il calore, l'amore. Ma solo attraverso la tua compassione, attraverso la tua quiete interiore, potrai vedere il sole. Hai bisogno di co-creare attraverso te stessa e con la collaborazione dell'universo la tua vita spirituale, attraverso appunto la luce che ti ha dato il Signore Divino dentro di te. Hai bisogno di risvegliare la tua energia femminile che è dentro di te. Se non riesci da sola, puoi semplicemente avere più conoscenza profonda attraverso la meditazione, rimanere in silenzio, meditare, pregare il Cristo, e tutto ti arriverà attraverso l'aiuto degli angeli, attraverso l'aiuto dell'universo, attraverso l'aiuto di Dio. Non sentirti in un momento di solitudine, ti senti un attimo fuori onda, ti senti un attimo triste, ma tutto questo arriva perché ha un senso. Ha un senso per rigenerare le tue cellule, sia cellule del corpo che hanno bisogno di cambiare energia, ma anche la tua energia dell'anima che ha bisogno di rigenerarsi. Tutto ciò che brilla dentro di te, tu sei luce e luce sia, disse il Signore. Tu sei il sole, sei tutto ciò che brilla dentro di te. Simone dice che c'è qualcosa di incompiuto dentro di te, dove tu devi ancora ricevere dei doni dall'universo, ma è un scambiarsi i doni, è come il dare e ricevere. Dai il tuo amore, la tua compassione, il tuo sentire, il tuo essere, il tuo sapere, senza forse ricevere niente in cambio. Ma il dono da scambiare è il dono che hai attraverso il Signore. Scambiare un dono con Dio. Dio Cristo ti ha dato la luce, che c'è luce dentro di te. Ti ha dato un dono. Ora tu questo dono lo devi girare con l'amore verso Dio, con l'amore verso gli angeli e con la gratitudine per il respiro della vita che hai e per tutto ciò che Dio ti manda in questa vita terrena. Se vuoi una nuova vita e vuoi lasciare il passato alle spalle, devi essere a conoscenza e consapevole di tutto ciò che devi apprendere nel nuovo sapere spirituale. Ampliare le tue competenze, semplicemente con un'informazione, una notizia, ascolta una musica, apri un libro a piacere, non tirarti mai indietro da ciò che ti arriva dall'universo, perché sarà l'energia del sapere che ti porterà grandi doni attraverso l'energia della conoscenza. Simone ti ringrazia, Simone ci lascia con questo messaggio canalizzato. Noi ringraziamo il Signore, ringraziamo Simone, tutte le energie che ci hanno aiutato in questo momento a canalizzare questo messaggio. Namaste, grazie, grazie, grazie. Così sia. Amen.